was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the field. Signore e signori, ben ritrovati su Murdered. Siamo qui con il quarto episodio. Continuiamo con la storia. Ci siamo lasciati avendo capito, o quasi, l'obiettivo del nostro assassino. Ovvero, cosa ci faceva lui nella casa? Andate a vedere lo scorso episodio se non l'avete visto. Comunque, il nostro obiettivo attuale, come leggete in alto, è esci... Affanto, non lo leggete perché lì c'è la mia facecam. Esci dall'appartamento. Quindi, continua. Noi ci siamo lasciati qui. Procediamo. Usciamo dall'appartamento. Vediamo un po', ragazzi. Allora, chiaramente c'è ancora tutta l'indagine in corso. Allora, come abbiamo visto dal... So che non può uccidermi, ma odio l'altezza. La testimone è la mia unica pista, assolutamente. Devo trovarla, scommetto che è andata in chiesa. Perfetto, inizia a indagare. Allora, la chiesa è a 7M, che non so cosa sia. Comunque, cosa è questo? Ah, sono semplicemente gli indizi per la strada da percorrere. Comunque, allora, come vi stavo dicendo prima, è vero, si poteva anche correre, quindi ci posso passare. Come vi stavo dicendo, cos'era quello? Forse ce la faccio, eh. Come vi stavo dicendo prima, A few moments later. Come vi stavo dicendo prima, abbiamo visto... Perché nasconditi? Cosa c'è che non mi può vedere? Nulla. Spero. Nasconditi, ma... Ah, sì, è vero, la chiesa, perché sono i posti sacri nei quali non possiamo entrare. Ce l'aveva detto la tizia. Però adesso esci perché devo vedere che è sta roba. Controlla. La macchina rubata. Ok. Svela. Buono. E qua cos'è? Allora, saliamo, nasconditi. La chiesa è di là. Io che ci faccio qua sopra? Qual è il mio scopo qua sopra? Nessuno. Cioè, mi hanno inculato pesantemente. State figo se si poteva anche andare in mare. Un morto che nuota. Ok, rimuovi. Ah, bene. E poi svela, se ce lo fa svelare, ma non ce lo fa svelare. No, non ce lo fa svelare. Che infame. È chiaramente una cosa da svelare. Ah, infatti. Ho detto io. Ancora come 15? Ah, è vero, queste non so le... Quell'arte. Ci sono rimasto malissimo, erano 3 prima. Nasconditi, vabbè, tanto per fare i fighi. Esci. Ah, ok, posso andare qua. A posto, allora. Questo è un cimitero improvvisato. Cioè, un cimitero in spiaggia. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. Vabbè, dall'altra parte non ci puoi andare qua, l'avrai capito, no? Corri un po'. Siamo veramente arrivati in chiesa, ragazzi. Chiesa. Vai. Quando fuggiamo via, ci serve un rifugio. Un posto dove niente può toccarci. Ma non si scappa dalle domande. Quelle ti seguono ovunque. Quanto è saggio il nostro Ronan. Però aspetta un attimo. Adesso sono arrivato. Noi tutta sta caciara siamo arrivati in chiesa. Dobbiamo scoprire dov'è la testimone. Ma una volta abbiamo scoperto la testimone, come facciamo a parlarci se siamo morti? Vabbè, continuiamo. Allora, ah, dobbiamo trovare la testimone, cioè l'indizio 1. Ah, devo chiedere, come chiedere? È vero, perché sono tutti morti. Allora, non deve avere un buon odore. Non lo trovava anche. Che vuol dire? Vabbè. Anche lei lo trovava strano quanto me?
Ah, no, no, non l'ha mai saputo. Altrimenti che divertimento c'è? E la seguivi di nascosto? Io ero l'unico che l'apprezzava veramente. Non come quei tizi che incontrava nei locali, quegli animali. Ho dovuto eliminarli. L'ho fatto per noi. Mi sa che ti hanno eliminato Pare che uno di loro loro non fosse tanto d'accordo. da te. Figurati. Erano tutti troppo ubriachi per reagire. No, è successo mentre la spiavo. Non mi sono accorto che c'era un mucchio di neve. Il tubo di scappamento si è otturato e di colpo mi sono ritrovato qui. Per la verità, è la cosa migliore che potesse capitarmi. Basta con quelle maledette pareti, le serrature. Ma vaffanculo. Ora posso guardarla È prima da voi di scopa. e stare con lei. Per sempre. Le zanzare, mortacci vostra. Ah, controlla. Ancora 10 per completare la storia. La strega del campanile. Madonna, svela. Ispezione. Aspettate. Dove sarà? Ok, allora questo è il dialogo Ho che abbiamo visto trovato un prima. tizio sulla chiesa nell'appartamento. Esatto, testimone nascosta. Sì, è l'indizio che dobbiamo trovare. Mentre lei parla con il prete, chiesa. Oppure, aspetta, fammeli vedere tutti che prima sono sbagliato. È per forza chiesa. Sì. Sì, non me lo fa rivedere. Fammi Posso vedere rimanere qualcos'altro. qui per qualche giorno? Marci, la chiesa Perché aiuta questa sempre, zanzara è almeno legata? oggi. C'è una vecchia mansarda dove puoi restare. Quanto Non so se Fidati, l'aveva se detto prima. Infatti, non l'aveva qualche detto volta mansarda capita. prima, eh. Non l'aveva detto. Infatti, ho notato qualcosa di nuovo. Vabbè, allora andiamo in mansarda, ragazzi. Vediamo un po' intanto cosa c'è qui attorno. Sai, facci belle prove più oscure. Oscure, sì, svela. Riesamina. Vabbè, raga. È Deve dura però, sentire eh. ormai il rimpianto. Cioè, non per me, per lui, dico. Non deve essere bello lì, cioè, deve essere bello da un certo punto di vista, però. Tutte le emozioni, vabbè. Non deconcentriamoci. Controlla. L'amo. No, lo amo nonostante tutto. Vabbè. Che è sta roba? Sei serio? Chi è questa? Parla. Ehi, va tutto bene, basta che non ti avvicini. Non ce la facevo a guardare. Doveva finire. Quelle Non mani mi volevano strappare l'anima, il cervello. Sono gli occhi. Ti entrano dentro dagli occhi. ti... Va bene. Ora Sto calmati. parlando dei Stai demoni. delirando. Tacci tua, che te ridi? Come stanno arrivando? Speriamo di no, un'altra volta i demoni mi sparo, raga. Posso stare qua? Che palle, stanno dappertutto. Ah, posso di qua. Voglio dare la mansarda. Ma che è questo? Svela, vai. Controlla e due, ancora nove. Cioè io qua non ci sarei mai venuto, dobbiamo veramente controllare tutto. Ok, svela, e tre. E qua torniamo dove stavamo prima, perfetto, quindi tutto ricollegato, noi che ci sposiamo. Qua ci stanno i demoni. Ah, ok, aspetta, però, qui non posso passare, perfetto. Qui questa deve assolutamente svela. Perfetto, già la quarta che troviamo. E allora passiamo da qua, che problema c'è, ragazzi? Adesso siamo sopra. Nasconditi, no? Andiamo di qua. Qua nulla di interessante. Niente, qui. Perfetto, cosa c'è? No, riscendo. Ah, hai visto? Pezzi di merda, vi ho fottuto, eh. Allora, andiamo di qua. Vediamo un po'. Sicuro una cosa da svelare, no? Non è una cosa da svelare.
Dai, non possono riuscire a passare qua. Ok, io devo usare la mansarda. Di solito la mansarda sta al piano di sopra. Cosa ci stiamo facendo noi qui adesso? C'era quella cosa che luccicava? Ah, l'uccello. 2 hours later. Grande! Quando si calma, devo chiederle perché si è nascosta qui. Che culo, regà. Che culo. Ci sono riuscito. Che sollievo, regà. Eh La mansarda deve essere per di qua. sì, eh. I gatti che atterrano in piedi. Ma che presa bene, ce l'ho fatto a caso. Ho trovato la mansarda. Cioè, adesso come trova il gatto? Cioè, io temeno. Vabbè. Comunque, io interrompo qui, non so quanto vedrete di video, però ho registrato parecchio, perché vi giuro che ci ho messo mezz'ora a trovare la mansarda. Comunque, se il video è piaciuto mi lasciate un mi piace, io penso che comunque nei prossimi giorni vedrete un altro bel po' di pezzi di Dragon Ball, poi non so, comunque Mardered tornerà presto, state tranquilli. Come detto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, se non lo siete già iscritti al canale, noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella raga!